Sì. È partita. A lei, Presidente. Bene, grazie, buonasera a tutte e a tutti. Come avete visto, abbiamo convocato questa commissione urbanistica per rendere alla commissione stessa l'informazione sulla procedura del PUG e partiamo con l'appello. Il Sì, verbale, come dicevamo prima, non c'è perché non era ancora pervenuto al protocollo, quindi li approveremo entrambi, quello della scorsa seduta e quello di questa, nella prossima seduta della Commissione Urbanistica. Scusate, ma ho l'abbassamento di voce. Va così. niente. Bene, buonasera anche da parte mia, tutti e a tutti. Partiamo con la chiamata in appello per la registrazione delle presenze. Nel frattempo la registrazione della seduta è partita alle ore 19:38. Bertaccini, Presente. Pieti, Presente. Daiba, Presente. Zagnoni al momento risulta assente, Lelli presente, Adani, Presente. Guglielmi, Presente. Graziano, Presente. Falco al momento risulta assente. Abbiamo collegati con noi il sindaco Daniele Ruscigno, la referente, la responsabile d'area, servizi e sviluppi del territorio, Geometra Baldi, per l'ufficio di piano, l'ingegnere Pier Passarella. E abbiamo collegata con noi anche l'assessora al turismo, sviluppo del territorio, Federica Govoni. Ok. Bene, quindi a questo punto direi di partire con l'unico punto che abbiamo all'ordine del giorno, quindi informazione su piano urbanistico generale PUG intercomunale dei comuni di Casalecchio di Reno, Monte San Pietro, Sasso Marconi, Val Samoggia e Zola Predosa nell'Unione Valli del Reno, Lavino e Samoggia, assunzione della proposta di piano ai sensi dell'articolo 45,2 della legge regionale 24 del 2017. Immagino che voglia fare un'introduzione, sindaco. Grazie, grazie Prego. Presidente, e buonasera a tutte e a tutti nuovamente anche da parte mia. Oggi, come avete letto, come il Presidente ha appunto descritto il punto d'ordine del giorno, è la comunicazione relativa a tutto il procedimento che di fatto inizia oggi per quanto riguarda tutta la sua parte di autorizzazione rispetto all'approvazione del nuovo piano urbanistico generale di Val Samoggia, in realtà costruito con l'Unione dei comuni Valle Reno, Lavino e Samoggia. In realtà ho detto partenza, ma in realtà poi noi siamo già partiti perché la legge 24 prevede tutta una fase di partecipazione per arrivare a costruire i documenti che adesso sono oggetto di questa assunzione che è avvenuta ieri in giunta e che avrà diciamo anche la sua comunicazione in Consiglio Comunale, nel prossimo Consiglio Comunale, così come prevista dalla 24, dicevo, percorso, lungo percorso che ha portato alla realizzazione di quelli che sono i documenti che costituiranno l'iter poi vero e proprio di approvazione del PUG. In particolare ricordo che la legge 24 prevede appunto diciamo, l'iter per arrivare all'approvazione del PUG con una fase appunto di costruzione di tutte diciamo, le strategie e il quadro conoscitivo rispetto agli elementi che poi costituiranno il PUG vero e proprio e che poi è prevista appunto un primo passaggio che è l'assunzione, quindi diventano pubblici questi documenti, poi si aprirà poi la successiva fase di osservazione e poi ci saranno ulteriori due passaggi che saranno l'adozione nel Consiglio Comunale, ovviamente nel prossimo mandato amministrativo, perché ormai i tempi di questo mandato amministrativo sono conclusi e poi successivamente l'approvazione finale del PUG e la sua di fatto entrata in vigore a pieno titolo. Questa informazione, questa comunicazione è stata strutturata in modo sostanzialmente conforme a tutti anche gli altri 5 comuni dell'Unione, prevede adesso una presentazione che l'ingegner Passarella farà, quindi una presentazione di sintesi di quelli che sono i contenuti della importante mole di documenti che verranno resi pubblici e pubblicati, che poi saranno quelli oggetto poi delle osservazioni, sono parecchie decine di tavoli e decine di tavole, decine di documenti che naturalmente meritano una fase
di studio significativa per poi procedere anche alle osservazioni che potranno pervenire naturalmente da tutte le componenti della comunità, quindi non solo istituzionali ma anche privati e associazioni di categoria, un po' come nella fase di adozione degli altri vecchi strumenti urbanistici che appunto prevedevano questa fase di osservazione che si aprirà non appena i documenti saranno pubblicati nelle prossime settimane, poi dopo magari anche Passarella ci potrà dire anche qualcosa sui termini poi della pubblicazione dei documenti, che comunque con l'assunzione di ieri sono stati chiusi e quindi in questa prima fase, diciamo, di preparazione dei documenti, di istruttoria, si è conclusa e quindi anche all'interno della presentazione che dopo l'ingegner Passarella ci farà vedere, sono state delineate quelle che sono le strategie del piano. Qui lasciatemi dire che, ve l'ho già detto anche l'altra volta, quando abbiamo fatto anche i passaggi di informazione rispetto al percorso che ci ha portato sino qui, il PUG è molto diverso dagli strumenti urbanistici a cui noi siamo abituati a lavorare fino ad ora, quindi molto diverso dalla triade, no, del PSC, RUE e POC, quindi che discende dalla legge 20, perché è uno strumento in cui vengono sostanzialmente introdotte delle strategie sul territorio, alle quali poi le eventuali trasformazioni o modificazioni del territorio si devono attenere attraverso quelli che sono poi dopo i criteri inseriti all'interno di questo piano. Quindi di fatto il PUG non trasforma nulla, a differenza anche di quelli che erano i piani precedenti, ma ogni trasformazione sarà subordinata poi dopo a una serie di valutazioni che devono essere coerenti con le strategie che sono inserite nel piano. Strategie che sono la somma non solo naturalmente di quello che è la raccolta che è stata fatta in questa fase di partecipazione e anche le definizioni che saranno inserite da parte degli organi rappresentativi del territorio, ma che discendono puntualmente anche dai piani subordinati. Quindi ci sono alcuni tasselli di questo PUG oltre i quali che vengono riportati esattamente così come previsto le leggi subordinate. In particolare mi riferisco non solo alla legge 24 naturalmente regionale, ma anche allo strumento attuativo che abbiamo in città metropolitana di Bologna, che è un unicum rispetto anche alle altre province della regione Emilia-Romagna, quindi mi riferisco agli strumenti legati al piano territoriale metropolitano, quindi il PTM, e tutti gli strumenti che ne discendono o che accompagnano anche questa pianificazione, come ad esempio il PUMS e tutti gli altri strumenti che sono stati adottati in questi anni dalla città metropolitana di Bologna. Quindi troverete all'interno di questa presentazione e soprattutto dei documenti il recepimento di quelle che sono ovviamente le direttive della legge 24 e anche tutto ciò che è previsto dal PTM. Quindi il margine di manovra naturalmente rispetto alle strategie deve stare dentro questo alveo, cioè non si può andare oltre quelle che sono naturalmente le pianificazioni subordinate, quindi le scelte devono stare all'interno e dentro il contorno naturalmente previsto dagli strumenti subordinati. Naturalmente sono stati fatti parecchi focus legati anche a quello che è lo sviluppo del territorio. Vedrete che naturalmente ci si rifà a tutto quello che sono anche alcuni obiettivi fondamentali anche di tutte le agende di sostenibilità, in particolare l'agenda ONU 2030, quindi molte delle strategie sono mutuate anche da questi obiettivi, e quindi troverete un piano che introduce queste strategie che discendono appunto da questi strumenti, ma anche da una strategia più complessiva di miglioramento complessivo della qualità dei territori attraverso quella che è uno degli asset fondamentali, che è quello della pianificazione urbanistica. Quindi, fatta questa premessa, io chiederei all'ingegner Passarella se ci illustra questa breve presentazione un po' riassuntiva di quello che sono tutti i documenti che vedrete poi nei prossimi giorni. E poi naturalmente ci sono domande, siamo qui naturalmente a rispondere ai quesiti. Prego. Scusate, fermo un attimo, perché il consigliere Falco non riesce a entrare, non so il motivo, ma mi dice che non riesce a entrare nella chat, cioè nella call, non so. Provo a chiamarlo da qua dentro, cioè a condividere, a invitarlo dentro.
Prova a chiedergli se per caso riesce a rientrare adesso, che vediamo se riappare una richiesta. Adesso io ho detto. Non vedo niente. No, nemmeno io. Ma le hai girato il link via mail? No, adesso su WhatsApp, però da. Non si vede nulla, molto strano. Infatti. Adesso Baldi sta provando di mandare un invito diretto dal suo account che ha fatto il mio. È strano perché anche le colleghe Graziano e Guglielmi sono entrate subito. Sì, no, infatti. Vabbè, se no continuiamo, poi dopo lui. Intanto proverà, insomma, il link è attivo, quindi si tratta solo di capire che difficoltà ha lui. Quindi, vabbè. Eccolo. Ecco che è arrivato. Bene, okay. Allora registro la presenza. Collega Falco, si sente? Collega Falco? Forse non sente. Falco è collegato? Ci sente? Io così non riesco, non posso registrare la presenza. Sì. Vabbè, però è dentro la call, quindi teoricamente. Sì, è dentro la call. Adesso, appena si manifesta, registriamo la presenza. Non è un problema, cioè, diciamo, non è un problema del link, adesso è un, pro, insomma, no, un di problema magari del suo dispositivo. Sì. Esatto. Possiamo proseguire. Esatto. Prego, poi ingegnere. Vediamo se riesce a manifestare. Mando un messaggio in chat intanto. Bene, grazie Presidente, buonasera a tutti. Come già ampiamente descritto dal Sindaco, io farò una brevissima presentazione che di fatto vuole essere più una guida alla lettura poi degli elaborati che troverete poi pubblicati che potrete analizzare sia sul sito web che sul bollettino. Allora, questo dovreste vedere. Vedete, se mi confermate che non vi vedo più? Sì, vediamo. Ok, perfetto. Allora, come anticipato dal Sindaco, perché questo piano è così innovativo? Quali sono gli elementi che hanno portato all'introduzione di una normativa sovraordinata che di così grande cambiamento? Tutto parte dalla modifica costituzionale del 2001, dove al cambio della parola urbanistica, la parola urbanistica viene sostituita dalla parola governo del territorio, proprio per dare idea di quanto le trasformazioni urbane devono tenere in considerazione di tutti gli elementi che di fatto vengono interessati dalla trasformazione edilizia, e quindi tutte le componenti che interessano dall'ambiente all'attrattività alla concorrenza di quelle che sono le nostre città e quindi anche la sua resilienza. Abbiamo un'innovazione scientifica e una condizione economica che cambia molto velocemente e muta col tempo. Abbiamo visto con il Covid, con l'innalzamento dei prezzi delle materie prime dettate dal 110 e dalla crisi in Ucraina, che hanno portato alla non attuabilità di quelle che sono attuabilità di quelle che sono state le progettazioni che sono state fatte nel tempo. E infine abbiamo l'Agenda 2030, che è legge 2030, che a settembre 2015 i governi di 193 paesi hanno sottoscritto un programma d'azione per le persone, per il pianeta e per la prosperità. Questo è il contesto in cui, come vediamo attraverso gli obiettivi per lo sviluppo sostenibile,
sono state dettate le basi per una trasformazione per rendere resiliente il territorio. Attraverso cosa? Attraverso la valutazione delle infrastrutture ambientali, quindi quelle che sono le reti verde e blu e la mobilità slow, la città pubblica, quindi il servizio ai cittadini e alle imprese, i beni comuni, intese come acque, sole, suoli, dotazioni vegetali, energia, rifiuti e mobilità, mitigazione, intesa come riduzione delle emissioni del clima alteranti ed efficientamento energetico, e adattamento come prevenzione dei rischi climatici e contrasto al consumo di suolo. Anche la Regione Emilia-Romagna si è dotata quindi di uno strumento che declinasse tutte queste componenti che di fatto interessano la città pubblica e la vita delle persone, attraverso l'introduzione di quattro strumenti: il quadro che compongono il nuovo piano urbanistico generale, il quadro conoscitivo diagnostico, che è quello strumento che è in grado di valutare la resilienza del territorio, nonché le sue opportunità e le criticità, e quindi valutare tutte le componenti attraverso le banche dati, attraverso anche l'analisi delle conoscenze delle tutte le componenti del territorio. La strategia per la qualità urbana ed ecologico ambientale, che declina le politiche per migliorare la resilienza, cogliere le opportunità e contrastare le criticità, e si dota di un sistema di misurazione del grado di miglioramento della resilienza. Attraverso cosa? Attraverso uno schema di assetto strategico, cioè sono le aree in cui applicare le politiche di resilienza. Il tutto valutato dal punto di vista ambientale, dalla valutazione di sostenibilità ambientale, che verifica il fatto che le trasformazioni stiano attuando realmente quella politica di resilienza, di miglioramento del nostro territorio. La politica, come ci eravamo raccontati poi la volta scorsa, ci ha dato l'indirizzo di organizzare un sistema di territori che fornisca i servizi ai cittadini, alle imprese, sviluppi economia sostenibile, riducendo l'impatto ambientale delle attività e rafforzando i servizi ecosistemici del territorio, nel più grande sistema della città metropolitana di Bologna, perché come abbiamo detto già, le politiche territoriali sono politiche ormai di area vasta, dagli autobus dove passano e dove vanno, dal traffico, da tutte le componenti di adattamento ai cambiamenti climatici, che non possono essere oggetto solo di una singola politica comunale, ma hanno bisogno di una strategia unionale nonché di una strategia metropolitana. Come diceva il sindaco, sono tanti i piani che sono già presenti, e qui il PUG deve trarre quelli che sono gli indicatori. Abbiamo il piano strategico di Unione, la legge 24 che detta già quelli che sono gli elementi utili alla progettazione urbanistica, il piano territoriale metropolitano che governa tutte le trasformazioni fuori dal territorio urbanizzato, il piano urbano per la mobilità sostenibile e il PAIS, che è quel piano che volontariamente i sindaci hanno adottato per le tematiche ambientali. Abbiamo quindi visto come questo documento strategico fosse declinato in 5 assi tematici e che ogni azione di trasformazione dovesse concorrere al miglioramento di questi assi tematici. E abbiamo preso quindi quegli assi tematici e li abbiamo declinati all'agenda 2030 con le 5 P della trasformazione sostenibile, e quindi abbiamo persone, prosperità, pianeta, pace, intesa come pace sociale chiaramente, e partnership, e quindi abbiamo declinato anche i 5 assi strategici in modo propositivo, in modo progettuale, quindi sostenere la socialità e l'aggregazione delle comunità locali, evolvere l'attrattività e la competitività del territorio, elevare la qualità ecologica del territorio, la resilienza ai cambiamenti climatici, pace intesa come abbiamo detto paesaggio, identità e aggregazione, e partnership intesa come governare i progetti decisionali a livello comunale e sovracomunale, cioè la governance, come abbiamo detto prima, tutte le politiche sono intese come politiche che mettono insieme vari enti e varie dinamiche territoriali. Grande importanza le amministrazioni dell'Unione hanno dato al percorso partecipato, e quindi non solo a quello che è già la conoscenza delle banche dati, quelli che sono i dati oggettivi, ma hanno proprio deciso di investire molte energie sul chiedere alla popolazione che cosa ne pensa del proprio territorio e quando sono le linee strategiche di sviluppo, attraverso 3 laboratori unionali, 10 laboratori comunali, abbiamo intervistato, coinvolto 200 corpi intermedi, abbiamo coinvolto anche le scuole con 59 studenti, un questionario che è stato pubblicato online e che è stato compilato da ben 850 cittadini. Abbiamo effettuato 9 interviste a stakeholder di qualità, intesi come per esempio il presidente regionale del WWF, e un documento quindi di sintesi della proposta partecipativa. Tutti questi elementi
sono serviti per declinare quelli che sono gli schemi di assetto. E quindi la strategia del PUG si articola, come abbiamo detto, negli assi strategici, ogni asse è articolato in politiche e ogni politica trova finalmente rappresentazione spaziale nello schema di assetto strategico e quindi passa da una semplice politica di indirizzo a una politica disegnata su carta, attraverso campiture, singoli e punti. Attraverso le campiture e i simboli vengono quindi individuati i fattori preclusivi o fortemente limitanti delle trasformazioni urbane e linee di potenziale sviluppo per la presenza di dotazioni territoriali. Questo è un esempio e poi lo vedremo per ciascuno e quindi abbiamo ogni asse che ha le sue politiche, tipo la politica di sviluppare e collegare i nodi della rete ecologica, che trova poi il suo riscontro attraverso politiche e linee, come vedete per esempio le frecce, come vedete dei tracciati, all'interno delle tavole della strategia. L'abbiamo così replicata per curare, quindi abbiamo detto, elevare la qualità ecologica del territorio, la resilienza ai cambiamenti climatici, curare il paesaggio come risorsa di identità, qui anche vedete i collegamenti con quelli che possono essere la via dei Brentatori o la via degli Dei o la piccola cassa, che sono tutti elementi che creano un percorso all'interno della sicuramente del comune, ma anche all'interno proprio della nostra unione e proprio anche della città metropolitana. E quindi siamo andati con delle linee strategiche ad identificare quelli che sono i possibili sviluppi di ciascuno e quindi conservare le componenti storiche del paesaggio oppure per la politica di sostenere la società, la socialità e l'aggregazione delle comunità locali, sviluppare le aree per servizi, quali poi gli aggregatori, sviluppare le dotazioni, qui vediamo per esempio dove questo sviluppo potrebbe e dovrebbe avvenire e favorire la mixità degli usi. Per ultimo, evolvere l'attrattività e la competitività del territorio e quindi consolidare le attività esistenti e favorire l'insediamento di sistemi produttivi, valorizzare e mettere in rete i magneti dell'attrattività locale, integrare le attività commerciali e organizzare l'infrastrutturazione del territorio. Abbiamo quindi un piano che di fatto divide in due le possibilità di intervento. Abbiamo quello che abbiamo visto fino adesso, le tavole della strategia, che attraverso una procedura di valutazione che vedremo tra poco vanno a identificare come vogliamo che venga sviluppato il progetto urbano all'interno di quel comparto e non solo all'interno di quel singolo lotto. Abbiamo poi una serie di tavole della trasformabilità che andrà a disciplinare quelli che sono gli interventi diretti, quindi quelli che sono gli interventi che saranno relativi ad ogni singola abitazione, per esempio dall'ampliamento del balcone alla ristrutturazione di un singolo edificio. Abbiamo detto dagli schemi di assetto, quindi quel sistema di frecce, di indicazioni che arrivano tra un sistema di pianificazione sovraordinata, le indicazioni politiche e il quadro conoscitivo che ha valutato quelli che sono gli elementi e le banche date a disposizione, da quel sistema si passa al progetto urbano. Che cos'è il progetto urbano? È il disegno quindi territoriale della politica di sviluppo. E, è stato definito un sistema di indicatori quali quantitativi che associano le campiture e i simboli valori obiettivo che la strategia intende raggiungere e che servono per misurare il grado di qualità delle future trasformazioni urbanistiche. Il progetto urbano quindi dimensiona la scala edilizia, quindi passa dalla scala territoriale ad una scala molto più stretta, possiamo dire, per individuare quelle che sono le campiture e i simboli individuati dallo schema di assetto e contestualmente consente di misurare il grado di qualità. Attraverso gli indicatori viene misurato il grado di qualità raggiunto dal progetto urbano e vengono conseguentemente attribuiti diritti edificatori in proporzione al beneficio pubblico. Quindi che cosa vuol dire? Che noi abbiamo un soggetto che può essere sia l'amministrazione se su input e su impulso del pubblico o il soggetto privato, si affaccia all'amministrazione, individua qual è la sua area, individua quelle che sono le linee strategiche che, come abbiamo visto prima, interessano ciascuna politica e trova quelli che sono gli indicatori. Quindi gli accordi operativi che sono i vecchi piani particolareggiati, i vecchi PUA come in base li conoscete e quindi quegli nuovi accordi che di fatto il soggetto privato presenta all'amministrazione e gli propone per trasformare il territorio, il comune ne verifica la conformità alla proposta del piano e alla pianificazione territoriale e settoriale vigente e valuta l'interesse pubblico alla sua realizzazione. Come? Attraverso una negoziazione con i privati interessati per definire il concorso agli stessi,
nel rispetto dei principi di imparzialità, trasparenza e parità di trattamento dei privati. Quindi questo piano di fatto che è stato fatto per ogni comune, un piano unionale, ma sono proprio è un piano che è di ogni comune, garantisce di avere un quadro di coerenza generale in cui all'interno ogni singola amministrazione può negoziare l'attuazione di quelli che sono gli interessi pubblici da attuare in quel singolo, quelle opportunità da cogliere in quel singolo momento, perché sono cambiati magari anche le abitudini e le necessità di quel quadrante della città. Attraverso cosa? Per essere imparziali, trasparenti e avere una parità di trattamento sia nella valutazione pubblica sia verso i privati? Attraverso la dichiarazione di quelli che sono i valori target. Questo è un elemento distintivo del nostro piano, che vuole essere proprio un quadro generale e lasciare il massimo della libertà ai singoli comuni di negoziare con i privati e di trovare quella che è la soluzione migliore. E quindi abbiamo per esempio la custodia e ripristino, ve ne faccio un esempio solo di uno, custodia o ripristino di suoli permeabili alberati in ambiti di rafforzamento di varchi, quindi questo è l'indicatore, dove opera questa custodia o ripristino dei suoli permeabili? All'interno del territorio urbanizzato, quindi dove la città è già costruita. Che cosa si intende? Si intende la desigillazione di parti sigillate qualora sia integrata con la ricostruzione del topsoil, cioè che cosa vuol dire? È un termine abbastanza tecnico, ma serve a dire che semplicemente c'è del terreno impermeabilizzato con dell'asfalto, con quel sistema di costruzione, vado a desigillare, quindi a renderlo di nuovo permeabile attraverso uno strato idoneo di terreno, attraverso la declinazione di quello che è il valore target. Questa unione si è posta al 40%. Cioè tutte le trasformazioni complesse devono raggiungere il 40%. Questo è l'obiettivo. Però si dà anche una marginalità, un range, e quindi se scende sotto il 40 e arriva fino al 30 avrà una penalità, se supera il 40 e arriva al 50 avrà una premialità. Che cosa vuol dire? Che sotto il 30 non può essere presentata la proposta di istanza. Questa per garantire una parità di trattamento e proprio dichiarare le proprie intenzioni, l'amministrazione metterà a disposizione un sistema di calcolo, tutti questi indicatori, che fin da subito dirà al soggetto privato: se tu vuoi trasformare il territorio all'interno della nostra unione, all'interno del comune di Valsamoggia, tu devi desigillare almeno, oppure devi rendere impermeabile almeno il 30% di quello che è il tuo lotto, il tuo comparto. Il 40 è la soglia target, al 30 avrai una penalità che devi compensare attraverso delle altre valutazioni ambientali, quindi dei benefici ambientali maggiori. Come vediamo, quindi avremo delle politiche che hanno un sistema di un criterio di valutazione, un ambito di applicazione e un sistema di valutazione della sua efficacia. Abbiamo individuato per ciascuna politica, come vedete, alcuni indicatori, e quindi vuol dire che il progetto non è chiuso, ma ci sono degli indicatori per dire se quel progetto è di qualità. Se tu desigilli e rendi impermeabili il 40% del tuo lotto, a quel punto questo è un progetto di qualità, perché concorre alla politica che le amministrazioni hanno individuato come primaria, che è quella di elevare la qualità ecologica del territorio, e ne valuta la sua efficacia attraverso 30 indicatori, così come vedete per le altre politiche. Sempre perché ogni politica non è importante uguale, sono state attribuite diversi pesi di penalità e diversi pesi di premialità, facendo diventare la funzione da lineare a non lineare, a esponenziale. Abbiamo individuato anche quindi quelli che sono gli indicatori monetari, abbiamo cercato di porre tutto il costo anche della desigillazione in un sistema economico, così da poterlo confrontare con altri interventi, perché altrimenti diventa tutto difficilmente confrontabile. E abbiamo suddiviso in due questo tema. Abbiamo suddiviso in valori economici che vengono fatti dentro al comparto, e quindi dentro al comparto di sviluppo, che non hanno non hanno premialità dal punto di vista dell'edificabilità, o sono interventi a favore del comparto, e quindi a favore della parte della città pubblica, cioè dei cittadini che abitano quel quadrante della città, che allora può avere un beneficio in termini di capacità edificatoria. Con tutto questo, quindi vedete, con tutti questi benefici e con tutti questi indicatori, si hanno in sintesi dei criteri di valutazione di sbarramento, cioè dicotomici: lo puoi fare o non lo puoi fare, se raggiungi quel target lo puoi fare,
se ci stai sotto non lo puoi fare. Oppure abbiamo dei criteri di valutazione quali quantitativi, e quindi indicatori qualitativi che generano premialità o penalità attraverso scale di giudizio, è buono e cattivo, o indicatori quantitativi, cioè quanta me ne fai, quanti elementi introduci che sono misurabili e che generano penalità e premialità. E infine criteri economici. Se io ti chiedo una ciclabile che congiunga due luoghi, è logico che ne devo tener conto sulla base di che distanza ti chiedo di percorrere con quella ciclabile, e quindi che stimano il maggior costo sostenuto dal proponente e il minor valore riconosciuto al proponente con stime di tipo parametrico. La sintesi si trova attraverso all'interno di questo ittogramma, e quindi avremo un indice edificatorio spettante a tutti di tipo perequativo di 0,1, e quindi 0,1 di superficie utile, e poi avremo con un tetto massimo di 0,4 un progetto che può, in base al beneficio che dà la città pubblica, essere più o meno denso, e quindi avremo uno 0,1, uno 0,2 e un potenziale altro 0,1, per un totale di 0,4 metro quadro su metro quadro. Come abbiamo visto prima, due sono i tipi di interventi, possono essere degli interventi complessi o degli interventi che sono diffusi. Gli interventi diffusi, come già ne parlavamo la volta scorsa, sono interventi quelli che riguardano l'abitazione di tutti, quelli che servono ad adattare le proprie abitazioni al passare del tempo, alle nuove esigenze. Per farlo, anche questo, essendo il piano poi uguale per tutti i comuni che compongono l'Unione, abbiamo pensato e abbiamo deciso di non valutarlo solo in base agli usi, come eravamo abituati fino a poco tempo fa, ma a tener conto dell'elevata della densità, della impermeabilità, delle isole di calore e delle dotazioni pubbliche che ci sono, proprio perché è cambiato il paradigma e dobbiamo tenere in considerazione anche proprio l'ambiente. Avremo quindi una negoziazione del progetto urbano, e quindi attraverso questo sistema di calcolo automatizzato, tutto questo racconto è sicuramente molto complesso, ma si sintetizza con un sistema, con un foglio Excel, con un sistema di calcolo che avrà un data entry. Chi si affaccia alla trasformazione e a presentare un progetto urbano compilerà questa data entry, quindi quante case, quanta superficie, quant'è la mia area permeabile, tutti i dati che già hanno i costruttori e chi fa le trasformazioni oggi, quindi niente di diverso, lo inserirà all'interno di questo foglio di calcolo che darà quelli che sono i benefici e darà il riscontro di quello che è il beneficio pubblico che questo progetto urbano sta dando, sia a se stesso ma soprattutto alla città pubblica, e quindi ne verificherà l'ammissibilità della proposta, che se non è ammessa dovrà essere ripresentata, e se la proposta è quindi ammessa si siederà al tavolo con il comune, con i singoli uffici tecnici, per valutare quella che è e negoziare quelle che sono le opere che servono a quella città e che solo il pubblico insieme al privato possono trovare poi la sua declinazione nella sua realizzabilità. Tutto attraverso anche una relazione di fattibilità economica e finanziaria che per non realizzare quei comparti che vengono approvati e poi rimangono lì secoli per poi fallire, che verifichi che effettivamente quello che chiede il privato e quello che propone il pubblico abbia un equilibrio di sostenibilità e di guadagno anche limitata alle condizioni in cui si trova. Anche, e concludo, il monitoraggio, quindi, di tutte queste trasformazioni l'abbiamo pensato coerente con quello che è l'Agenda 2030. Questa perché? Perché deve essere coerente al sistema di valutazione della città metropolitana, della regione, del piano di sostenibilità dell'intera nostra nazione e dell'Unione Europea. Proprio perché le banche dati che andiamo a riempire e le valutazioni che devono essere fatte devono essere coerenti, quindi non inventarsi degli indicatori, ciascun comune diverso, che poi non si capisce se stiamo migliorando o meno la resilienza del nostro pianeta, ma abbiamo deciso proprio di assumere quelli sovraordinati in modo da capire se le nostre politiche, che sarà 0,00001 rispetto all'Europa, ma se tutti quanti rendicontiamo nello stesso modo, sarà poi molto chiaro se stiamo migliorando o peggiorando la nostra città. Grazie, il mio intervento finisce qui. Ringrazio l'ingegnere. Passerei la presentazione molto chiara, e poi chiedo anche di trasmettere le slide così le leghiamo al verbale.
Chiedo se ci sono delle domande, degli interventi. In assenza di interventi, io ringrazio quanti sono intervenuti, in particolare l'ingegnere, per l'illustrazione del punto. E saluto tutti. Buonasera. Buonasera a tutti. Buonasera a tutti. Iniziamo la registrazione alle 20:15. Grazie ingegnere, buonasera, arrivederci. Bene, buonasera, arrivederci. Grazie per la presentazione. Grazie. Arrivederci.